Buonasera a tutti. Siamo tornati con il nostro appuntamento di talk dopo una breve pausa e siamo tornati con un ospite d'eccezione, il dottor Meluzzi. Buongiorno, dottore, buonasera. Buongiorno, buonasera. Che Pace bene a tutti. lascio subito interloquire con il nostro segretario nazionale Ivano Giacomelli. Ciao Ivano. Ciao Davide, buonasera. Professore, noi ci diamo del tu in Certo. questo salotto, diciamo così. E stavamo appunto parlando di un fatto di recente cronaca legato alla pubblicazione appunto di una serie di nominativi che in qualche modo erano stati individuati e comunque catalogati, diciamo così, pro-putiniani. È una definizione naturalmente troppo banale, però la passiamo anche per semplificare le cose. E noi avevamo già cominciato a parlare di questo. Prendere la parola, volevo dire, in realtà, rispetto a quello che già diceva, che i servizi segreti naturalmente raccolgono informazioni, a livello anche molto più territoriale, i carabinieri raccolgono costantemente informazioni sul farmacista, sul panettiere, e le chiamano informative, che naturalmente sarebbero totalmente illegali, ma esistono. Però queste informative che vengono utilizzate per dare sicurezza al territorio rimangono riservate se non nell'ambito della gestione del servizio di polizia. Ecco, in questo caso invece queste informative con l'elenco di nomi che in qualche modo sono stati catalogati in un certo modo, in questo contesto e soprattutto, ma questa naturalmente è una mia opinione, in cui la stragrande maggioranza dei mass media, soprattutto quelli, diciamo così, di portata maggiore, manifesta, diciamo, una totale accondiscendenza rispetto a scelte che vengono fatte a livello europeo e extraeuropeo. Ecco, mettere insieme queste due cose, un elemento di preoccupazione in effetti ce lo dà. Allora, cominciamo a disgiungere i due problemi, perché uno è un problema, diciamo così, di tecnicalità politico, giuridico e degli apparati di sicurezza, e l'altro è la storia del nostro paese. Comincerei dal secondo punto, perché è quello da cui scaturisce tutto il resto. Che il nostro paese sia un paese a basso tasso di sovranità nazionale è cosa che attiene alla storia. Il 3 di marzo a Cassibile, dopo lo sbarco degli alleati in Sicilia, fortemente voluto anche oltre che dalla massoneria inglese e dalla mafia siciliana, come ben si sa, quella trapiantata almeno a New York, si riunirono il generale Capello in rappresentanza di Badoglio e della Corona, un rappresentante della massoneria inglese, un rappresentante della CIA americana, un rappresentante del Vaticano, un rappresentante di Cosa Nostra e altri soggetti secondari. E lì venne ceduta la sovranità d'Italia, affidando a due potenze, a una in particolare, il Regno Unito, e poi subordinamente agli Stati Uniti, il controllo della sovranità su un paese sconfitto nella Seconda Guerra Mondiale. Accadde lo stesso alla Germania, che però ha recuperato con Kohl la sua sovranità al tempo della riunificazione tedesca. Accadde lo stesso al Giappone, che in parte è riuscito a recuperarla perché ha saputo raccontare a se stesso di essere un paese sconfitto dalla guerra. In Italia, con la finzione della mezza vittoria della Resistenza, non abbiamo capito per almeno 60-70 anni di essere quello che siamo, cioè una colonia del mondo anglosassone. Ed essendo una colonia, il margine di sovranità è molto limitato. Cioè, ci sono dei protocolli segreti di Yalta, che ormai non sono più segreti, me ne parlò Cossiga, nei quali si dice esplicitamente che non si può diventare Presidente della Repubblica né capo del governo in Italia senza il beneplacito dei servizi di sicurezza della corona inglese, perché è un livello di vigilanza. Quindi pensare che questo paese sia un paese completamente sovrano è un errore. Il tasso di sovranità di un paese magari non molto vincitore come la Francia è invece più evidente. Lo si vede dall'autonomia dei suoi apparati di sicurezza, lo si è visto nell'OAS, lo si è visto nella guerra di Algeria, lo si è visto nelle vicende del canale di Suez, lo si vede nel controllo che hanno su 14 paesi africani. Ma l'Italia non è un paese sovrano, non dico come gli Stati Uniti, come la Russia, o come l'Inghilterra, ma neppure come la Francia. E quindi dobbiamo scordarci l'idea di essere un paese sovrano.
Dietro questa cosa si spiegano una quantità di fatti, dalle stragi di Stato alle vicende della strategia della tensione, al caso Moro, a Ustica. E non si capisce la storia d'Italia se si pensa che sia un paese sovrano, ma se si pensa che il nostro paese è un paese nei quali gli apparati di sicurezza, come diceva il povero Francesco Pazienza, hanno spesso nei loro operatori una doppia obbedienza, per cui diceva Pazienza, ci sono ai tempi del SISD e del SISMI, ma oggi non so se le cose siano esattamente così, a quell'epoca me ne occupavo un po' di più, ci sono quelli che sono dipendenti del SISMI o del SISD, ma sono anche dipendenti dell'MI5 e dell'MI6 inglese, della CIA, del KGB all'epoca, o del Mossad, o di quello che volete voi. E d'altra parte, è noto, come scrisse bene il mio compianto maestro Francesco Cossiga, che i servizi di sicurezza facciano anche cose illegali. Perché se facessero soltanto cose legali e pubbliche, sarebbero un altro corpo di polizia. In Italia ne avevamo già 5, adesso 4, quindi averne uno in più sarebbe eccessivo. Ma come scrisse nel memorabile articolo pubblicato dalla rivista Gnosis, allora rivista del SISD, dice: i servizi segreti non solo possono, ma devono fare cose illegali per la sovranità del paese. Pensate al caso Abu Omar, per esempio. E quindi non ci deve stupire il tasso di illegalità di questi apparati. Certamente ci deve essere un bilanciamento di poteri, perché ci deve essere quello che la Costituzione e soprattutto la legge di riforma anche del 2007-2008 prevede per l'AISI e l'AISE, che sono il servizio esterno e il servizio interno, attualmente coordinati uno da un generale di corpo d'armata dell'esercito, l'AISE, e l'altro da un generale dei carabinieri, l'AISI, ma però, come dire, hanno una gamma di agenti, spesso classificati come dipendenti della Presidenza del Consiglio, coordinati da un organo di coordinamento e da un'autorità politica, che in questo caso è il sottosegretario alla sicurezza Gabrielli, già capo della polizia, uomo molto potente, come a suo tempo lo fu Gianni Di Gennaro, il quale si è trovato in grandissimo imbarazzo di fronte a questa, che non saprei come altro definire, come una gaffe puerile, nel senso che cosa è successo? Se volete la mia lettura dei fatti, non è stato certamente il Copasir, che non fosse altro che per la sua composizione e anche direi per un certo dilettantismo dei suoi membri, non sarebbe mai caduto in una cosa così clamorosa e pericolosa, ma evidentemente è notorio che gli apparati di sicurezza fanno il loro lavoro, che è quello di raccogliere informazioni e di creare dossier, come tu dicevi. Quindi io sono certo che se io andassi a cercare il dossier dedicato a me, all'AISI o all'AISI, troverei un fascicolo alto così, ma questo non mi stupisce, capite? Parlo di una persona totalmente innocua come me, però fa parte del loro lavoro. Che cosa è successo? Che per una sbavatura, per una gaffa, per una stronzata, per un livello di corruzione, qualcuno di questi agenti si è venduto a Sarzanini del Corriere della Serva queste carte che sono uscite, mettendo in imbarazzo tutti. Ecco, questa è la cosa fondamentale. Ma tutto sommato, per un'eterogenesi dei fini, questo è un bene, perché quei fascicoli erano lì. Adesso perlomeno tutti quanti, compreso quelli della Serva, lettori del Corriere della Serva, sanno che viviamo in questa situazione. Ma chi se ne intendeva un po' già lo sapeva, cioè non è una grande novità. Io sono stato classificato da siti americani legati alla CIA come un grande diffusore di notizie QAnon, filo Trump, eccetera, di aver scritto cose terribili sui vaccini, anzi sui sieri genetici, però lo do per scontato. Fa parte della dialettica del potere geopolitico. Non possiamo gridare come delle verginelle o delle vestali violate che queste cose accadano, perché accadono da sempre. Adesso accadono, per fortuna, in modo particolarmente dilettantesco. E quindi questo rende questo potere, che in altri tempi è stato più corrusco e più terribile, come i tempi delle stragi di Stato, di Piazza della Loggia, di Ustica, del caso Moro, diciamo così, un po' più permeabile, perché in questo grande casino evidentemente nessuno viene risparmiato, ma certamente non dobbiamo stupirci che il mondo funzioni in questo modo. Quindi da una parte la preoccupazione è il dilettantesimo di questi nuovi personaggi. Dilettantismo, approssimazione, direi sgangheratezza. Ai tempi del mio maestro Cossiga se ne sarebbe fatto delle grassissime risate. Dico, questo significa ancora di più che appunto che il paese a sovranità limitata è ancora più limitato, perché comunque non c'è gente
in grado neanche di mantenere, diciamo così, un minimo di guida dignitosa. Faccio questa riflessione legata al fatto. Ma sa, poi tenga presente che i giornalisti pagano le fonti, quindi, cioè, in questo paese c'è solo una categoria peggiore dei politici o dei funzionari di Stato corrotti, e sono i giornalisti. Dicevo, stavo facendo questa riflessione perché... Ma non per cattiveria, è per fame. Dicevo, facevo questa riflessione perché in realtà come paese, in passato, nella nostra, nel nostro ruolo internazionale, sicuramente, diciamo, non particolarmente significativo, ma avevamo una posizione molto più mediata, eravamo degli interlocutori, mi riferisco per esempio alla vicenda israeliana e palestinese, dialogavamo con entrambi, avevamo un ruolo diverso che comunque ci dava una dignità diversa. Oggi, secondo me, noi abbiamo perso questo ruolo e questa occasione che avremmo potuto continuare ad avere, soprattutto nel conflitto russo-ucraino, e potevamo essere una opportunità, non risolutiva forse, ma un'opportunità che invece oggi abbiamo completamente ceduto e che è passata probabilmente in mano a Erdogan. Ma abbia pazienza, scusi, ma lei si riferisce a tempi in cui gli uomini di cui lei parla si chiamavano Aldo Moro, che aveva il suo riferimento nel colonnello Giovannone dell'allora Sifar a Beirut, e che con i suoi buoni uffici con Arafat e con l'OLP impedì fino a un certo punto che si potessero fare attentati in Italia. Poi, quando la protezione dei servizi italiani legati all'OLP è venuta meno, c'è stata la strage di Bologna, che evidentemente è legata a episodi di quella natura, e siamo nel 1980. Ma poi Moro non ci fu più. Ma c'erano altri uomini che si chiamavano Giulio Andreotti. Ma mentre Moro rappresentava un certo grado di sovranità nazionale, per le circostanze storiche che risalivano a De Gasperi al primo dopoguerra, Andreotti era anche e innanzitutto uomo del Vaticano, quindi poteva spendere quell'autorevolezza e quella sovranazionalità. Dall'altra parte c'era Togliatti, o c'era il grandissimo Enrico Berlinguer, no? Che mediando, come dire, portarono il cosiddetto eurocomunismo in una posizione intermedia, peraltro gradita a coloro che stavano preparando il grande trapasso di Gorbaciov, come dire, e che annullava l'Unione Sovietica. Unione Sovietica la cui rivoluzione e il cui avvento ai tempi di Lenin era stato peraltro già finanziato dai Rothschild. Quindi ricordiamoci che anche all'Unione Sovietica la spina venne staccata dagli stessi poteri che l'avevano prodotta. Ricordatevi sempre questo. Cioè, la grande rivoluzione della Glasnost e della perestroica di Gorbaciov fu anch'essa un'operazione finanziaria massonica, evidentemente, perché era stata persa la guerra fredda per ragioni bancario-finanziarie, e quindi i tasselli della scacchiera andavano riposizionati. Ma è chiaro che questo riposizionamento ognuno poteva mettere la forza, come dire, della sua contrattualità. La Germania di Kohl ebbe, come dire, la forza anche economica di finanziare la riunificazione, e non a caso a guidare la Germania dopo Kohl dovette essere messa una ex ragazza della gioventù comunista della DDR che si chiamava Angela Merkel, capito? E quindi la Germania si ritagliò questo ruolo, poi fortemente valorizzato da gente come Willy Brandt, la Ostpolitik, Schröder, eccetera, che tuttora in qualche modo la Germania anche si è affidata oggi a questo nanetto Nibelungo di socialdemocratico che la governa, talmente importante che non mi ricordo neanche il cognome, Schultz mi sembra, che, come dire, cerca, sa comunque che la Germania non può fare a meno del gas russo, salvo chiudere la Volkswagen, l'Audi, la BMW e tutto quello che hanno, e quindi continua a ritagliarsi questo ruolo. Come peraltro in parte la Francia, pur governata da un impiegato della banca Rothschild come Macron, con la sua vecchia signora. L'Italia, abbiate pazienza, ma chi dovrebbe usare, chi dovrebbe spendere in questa direzione? Di Maio, buono tutto il più a vendere le birre, oppure questo Draghi, che è un funzionario di banca, dipendente della Goldman Sachs, fa transitato dal capo di gabinetto di Goria fino al governo della Banca Europea a Francoforte, e adesso mandato in Italia per commissariarla e direi ragionevolmente a svenderla. Cioè, quindi è chiaro che
il pesce puzza dalla testa, no? E quindi chi pretende, loro stanno facendo esattamente il lavoro perché sono stati messi lì. Di Maio da Grillo, che vuole dare dopo il Britannia e dopo avere contribuito a smembrare, e c'era anche Draghi, buona parte del patrimonio statale, pubblico privato, dell'IRI, dell'ENI e di tutto l'immenso parastato italiano alle grandi multinazionali. E poi sentite, quando noi sentiamo uno come Prodi, anche lui uomo della Goldman Sachs, che dice: quando dovemmo fare gli appalti delle autostrade, vegasi, dicasi, Benetton, dovemmo obbedire agli input che venivano dall'estero. Questo è. Cioè, quindi quando un paese è totalmente non sovrano e oltretutto ha una classe dirigente locale ridicola come quella attuale del nostro paese, beh, che cosa vuole pensi? Altro che ruolo di cerniera tra la Francia, tra la Russia e l'Ucraina. E noi chi ci abbiamo? Non ci abbiamo mica Togliatti, Craxi, De Gasperi o Aldo Moro. Questo è un paese. Quindi, come dire, potrebbe essere un'ipotesi di percorso, considerando appunto che indubbiamente abbiamo una classe politica autoreferenziale molto debole, e politica, imprenditoriale, professionale, di tutte le nature. Questo è un paese purtroppo tristemente degradato. La classe politica riflette il livello medio, come dire, di italiani che ancora adesso vanno in giro con la mascherina, capisce? Cioè, questo è un paese inebetito, non so come dirle. Quindi da questo inebetimento non vedo quale classe politica deve venire fuori. Guarda, io tanto per dire le cose, sa che amo parlare chiaro, io amo e ho amato visceralmente Giorgia Meloni, che è una mia amica. Da quando ho sentito che si è schiacciata su posizioni di un atlantismo degno delle barzellette, soprattutto nel momento in cui si sta per votare negli Stati Uniti e in cui Trump potrebbe vincere le elezioni del midterm, capisco che forse non c'è speranza neanche lì. Cioè, o si condensa un grande fronte del dissenso da cui emergano davvero delle nuove leadership, o altrimenti questo paese è un paese fottuto per i prossimi 50 anni. Ma noi non abbiamo già avuto un tentativo di questo? Il 5 Stelle in fondo è stato... Ma il 5 Stelle era fatto da Casaleggio e Sassoon. Lei sa chi è Davide Sassoon? Lo sa? No. Ah, bravo, fa male. Perché quella cosa lì si chiamava Casaleggio e Sassoon. I Sassoon sono una grande famiglia che ha le sue radici nel regno Cazzaro e che faceva affari con i Rothschild sul Mar Nero a Odessa già nel 1600, che ha fatto la guerra dell'oppio in Cina col Commodoro Ferri nel 1845-46. E quindi i 5 Stelle sono stati una finzione che serviva per convogliare il dissenso, come a suo tempo è servita Forza Italia, come a suo tempo è servita la Lega, e, come dire, ed evitare, come dire, questo paese ritrovasse delle forme di sovranità. Ma quella cosa è stata un imbroglio dall'inizio. Che il 32% degli italiani ci sia cascato la dice lunga sull'intelligenza politica degli italiani, ma che quella cosa lì servisse a dare il colpo finale alla sovranità nazionale, al controllo del patrimonio pubblico e a preparare la grande svendita, è legata al fatto che Grillo stava già su Britannia insieme a Draghi, no? Quindi lo sapevamo anche prima, o no? Lei lo sapeva che Grillo stava su Britannia? No, questo, non ho questo genere di informazioni. Ma non sono grandi informazioni, basta leggere dappertutto, sono scritte dappertutto, e che gli italiani non le vogliono leggere. Che poi lei non è una persona sprovveduta, però il fatto che lei non le conosca, non è che queste cose sono segrete, basta leggere le riviste internazionali, basta leggere Economist, basta leggere la quarta rivoluzione industriale di Schalbe, basta leggere cosa scrivono a Davos nei loro documenti, però gli italiani non le vogliono leggere. E questo che mi impressiona. Diciamo che noi questo genere di informazioni arriva sempre con grande difficoltà, e questo è sicuramente... Perché leggete, per forza, se leggete il Corriere della Serva soltanto, no, troverete al massimo... Non lo leggo da tempo... O quell'imbroglio del Sole 24 Ore, è chiaro che c'è poco da sperare. Allora, però tornando a noi, c'è una parte che mi interessa un po' provocarla su questo, e riguarda sicuramente, quindi faccio un piccolo trascinamento della riflessione fatta fino ad ora, e scivolo un po' sul piano economico-sociale. Mi riferisco soprattutto agli effetti che questa situazione di conflitto determinerà.
In particolar modo, però, e qui voglio sollecitare la sua riflessione e anche la provocazione, sull'ipotesi che il dollaro perda questo ruolo predominante a fronte di una, ovviamente stiamo parlando di un'ipotesi, anche se su cui ci lavorano, di una moneta alternativa, si parla dello yuan, come moneta di scambio all'interno di questi due o tre blocchi che si stanno creando. Ma questo è già avvenuto. Posso dirle che è già avvenuto nella sostanza. Perché vede, se avessero potuto utilizzare con Putin gli stessi meccanismi che hanno usato con Gheddafi o con Assad, non saremmo qui a discutere. Ma siccome la Russia non è la Libia, capisci? Allora l'operazione non è riuscita. E quindi inevitabilmente si ritorna a un mondo, per fortuna, multipolare, in cui sicuramente l'inflazione travolgerà il dollaro e con esso anche l'euro e le monete connesse, perché notoriamente il paese più indebitato del mondo sono gli Stati Uniti d'America. E noi tra tutti i paesi europei siamo un paese straindebitato, ma la cosa più tragica è che abbiamo anche un patrimonio immobiliare ancora molto appetibile per molti, dalle nostre spiagge ai nostri porti, ai nostri monumenti, e abbiamo ancora il più grosso risparmio privato planetario, con un risparmio stimato dagli italiani di circa 4.000 miliardi di euro che ci devono essere sfilati dalle tasche. Questa è una decisione che hanno già preso. Guardi, su questo le dico già che, appunto, cercando di cogliere informazioni non deviate, ho fisso sul mio telefonino il cambio euro-rublo per vedere effettivamente la tenuta delle nostre economie. E da quando è iniziata la guerra, più o meno per 100 rubli valeva un euro. Adesso ci vuole 1,06 euro in questo momento per prendere 100 rubli, quindi c'è un apprezzamento del rublo importante, quindi non sembra essere un'economia che stia soffrendo, o meglio, soffrirà, ma non nel modo in cui ci viene un po' ci viene raccontato. Ma perché se ne stupisce, scusi? No, per dire, la Russia c'ha le più grandi riserve auree del pianeta, ha il più grande deposito di materie prime e di energia del pianeta, ha un esercito che, come vede, le consente, come dire, di garantire la sovranità nazionale, ha un'alleanza strutturale oramai con governi che governano la maggioranza del pianeta, la Cina, l'India di Modi, il Sudafrica, il Brasile di Bolsonaro e probabilmente il Messico anche. Quindi la maggioranza dell'umanità non è governata da Biden e da questa setta di pedofili che governa gli Stati Uniti, ha capito? E neanche dagli agenti della CIA che abbiamo in Italia. È governata da altre entità. E quindi ci sarebbe da stupirsi che questa cosa non si riflettesse sull'economia reale. Il problema è che quelli che governano il nostro mondo, e che non si chiamano Biden o Kamala Harris, ma si chiamano Rothschild, Rockefeller, Soros, Bill Gates, Warburg, eccetera, eccetera, Schauble, Davos 2000, hanno già perso, hanno ancora in mano noi, ma non il mondo, ha capito? Noi quindi allora, abbiamo un errore prospettico. Ottimistica, gliela posso fare? Allora, sì. Questa situazione che oggi, diciamo così, è già si vede, ma che probabilmente nel prossimo breve futuro si consoliderà. Saremo travolti dall'inflazione, l'ha detto persino Tremonti oggi, che pure uno del salotto di Aspen, nel quale hanno anche cooptato la mia povera amica Giorgia Meloni. Ma stavo sentendo, tra l'altro, la Germania, l'inflazione, adesso non mi ricordo se Germania o Francia prevedevano un'inflazione al 9%. Sarà molto di più quella dichiarata al 9%. Noi stiamo cavalcando molto di più, ma appunto facendo questo tipo di ragionamento, tornando all'inizio del nostro discorso, essendo noi un paese che abbiamo perso la guerra, perché giustamente lei siamo una colonia, siamo una colonia del deep state americano. Perché abbiamo perso la guerra? Noi ce lo dobbiamo ricordare questo fatto. Io molto spesso quando parlo sembra che siamo tra i vincitori. No, noi la guerra l'abbiamo persa. Strapersa. Esatto, e paghiamo, diciamo così, le spese di quella. Certo. E quindi mi chiedono, ma il nostro paese uscirà fuori da questo sistema? Uscirà fuori da questo sistema nel momento in cui il paese governante, che è americano o inglese, perderanno forza e potere
per cui nella, diciamo così, disfacimento del loro sistema, noi, diciamo, insieme agli altri ci potremmo sganciare. Ma prima, essere... Sì, giusto, ma prima si mangeranno noi, però. Cioè, quando, certo, quando i padroni scappano, prima di scappare, si vendono anche l'argenteria. Portano via la borsa, certo. Tutto, è ovvio. Quindi non se ne andranno senza essersi presi tutto, ne è sicuro. Ma come diceva prima lei, soprattutto in assenza di una classe dirigente nazionale. Si sono già presi tutto, perché le nostre infrastrutture sono ormai state svendute da tempo. No, adesso, adesso devono prendersi il risparmio privato e gli immobili. Questa è una grande preoccupazione. Questa è una grande preoccupazione, perché con l'indebitamento che abbiamo, sicuramente nei prossimi anni, per ripianare i conti, cercheranno di puntare sul risparmio privato e sugli immobili, immobili appetibili. Mobili tipo porti, tipo... No, anche case private. Tenga presente che l'agenda 2030 di questo delirio, come dire, distopico alla Orwell che avevano preparato, prevedevano un mondo in Europa, almeno, senza proprietà privata. Quindi con i grandi fondi BlackRock, eccetera, che dovevano acquisire tutto il patrimonio. C'ha una casa, c'ha un immobile, vende l'immobile, lo deve cedere a BlackRock e cominciare a pagare l'affitto. Questo è. Diciamo un'ipotesi alquanto inquietante. Vabbè, ma è la realtà, però. Cioè, non è un'ipotesi, è un fatto. Cioè, voglio dire, il fatto che non la leghi sul Corriere della Serva non vuol dire che sia quello che loro hanno già deciso a Davos. Cioè, basta leggersi la quarta rivoluzione industriale di Schäuble, basta leggersi i documenti di Davos del 2015, 2016, 2017, eccetera, per capire che cos'è il World Economic Forum, che cos'è l'NWO, che cos'è il grande reset, ben descritto da Economist 2 anni fa, quando hanno lanciato la psicoinfopandemia che doveva facilitare questo processo. Ma la gente non ha capito un cazzo, però. Allora le faccio un'altra domanda che mi ha provocato ora lei, che era una cosa che fino a qualche mese fa, diciamo, avrei detto, diciamo così, un po'... Complottista, lo dicono complottista e diventa tutto a posto. Per il lavoro che faccio vengo etichettato in modi sempre più bizzarri, quindi quello... No, in realtà comincio a pensare seriamente che la vicenda del Covid, che ha ora richiamato, è stata un po' una prova generale per vedere fino a che punto, certo, i paesi, i cittadini di quei paesi avrebbero sopportato delle limitazioni alle libertà personali. In Italia, Canada e Australia hanno dimostrato che possono sopportare qualsiasi cosa. Cioè, gli italiani hanno dato la peggior versione che potevano dare di sé. E quindi hanno capito che qui qualsiasi stronzata si affonda come quei coltelli a ricciolo che si usavano nelle vecchie pensioni di Rimini per fare i riccioli di burro. Capito? Noi siamo riccioli di burro mezzo sciolti. Ci hanno raccontato qualsiasi palla e continuano a raccontarcela, ma la gente è contenta perché si fida di Draghi, non so per dire... Si fida di Bergoglio. C'è un sistema su questo, però, che di condizionamento, lo so, ho capito, un paese però... assolutamente non libero. Noi come associazione abbiamo avuto su questa vicenda degli scontri ferocissimi con l'AIFA, per esempio, perché chiedevamo di leggere i verbali con cui avevano vietato le sperimentazioni di farmaci per la cura. Quando si parlava di vaccino, purtroppo i stessi giudici amministrativi ci hanno sempre impedito di poter accedere a quelle informazioni. Ma lei lo sa chi è il presidente? Ma lei lo sa chi è? Lei lo sa chi è il presidente della Corte Costituzionale? Cioè, ecco, così. Giuliano Mario. Lei sa chi è il presidente del Consiglio di Stato? Sì. Franco Frattini. Basta dire questi due nomi per capire che dalla catena di comando in giù è tutto chiaro. Ha capito? Quindi c'è stato anche il rischio che diventasse presidente, perché a un certo punto era uno dei voci, dei nomi che ci mancava solo più questo, poi potevano trasferirsi direttamente al Bunga Bunga. No, cioè, allora, chiudiamo un attimo questa parentesi. La questione è che lasciamo stare l'AIFA, lasciamo stare questi
tutti questi personaggi che sono tutti in qualche modo libropaga delle case farmaceutiche, no? Come ovvio e come normale che sia alla fine. Ma le ragioni sono su questo fatto. Hanno fatto firmare delle liberatorie per l'inoculazione di una sostanza ignota sulla quale hanno messo il segreto militare. Ma scusi, ma che mondo è un mondo nel quale la gente si beve una cosa simile? È possibile che nessuno si... Non ce la siamo bevuta, è stata, allora, è stata sicuramente imposta perché venivi messo nelle condizioni di... A me scusi, non mi hanno tolto il Green Pass, non mi hanno sospeso dall'ordine di me. E allora? Ma che perché sono io? Chi sono? Garibaldi? Tito Speri? Damiano Chiesa? Cesare Battisti? No, sono un qualsiasi medicastro di periferia di paese. Ma perché chi sono? Un eroe? Ma no, è che evidentemente mi è parso di assistere ad un'ipnosi di tipo orwelliano. Quindi chi oggi è terrorizzato perché si è vaccinato fa bene ad essere terrorizzato e ha ragione ad essere. Cosa vuol fare? Ma questo, i giovani l'hanno fatto perché dovevano andare a bere la birra al pub. I vecchi mutualisti l'hanno fatto per non perdere le quote capitarie dei mutualisti. I giudici amministrativi l'hanno fatto per non essere sanzionati. Gli avvocati l'hanno fatto per quieto vivere. I direttori di banca l'hanno fatto perché se no li trasferivano. Ma ognuno aveva delle sue buone ragioni di merda. Però. Hanno creato delle ragioni. Ma hanno creato, ma certo che creano, loro fanno il loro lavoro. Loro sono, io ho già detto che la categoria più schifosa, più dei politici ancora, sono, peggio di tutto sono i giornalisti, che però a loro discarico l'hanno fatto non perché fossero cattivi, ma per fame, letteralmente per fame. Capisce? Però paradossalmente sono nate delle voci quella, Radio, BioBlu, 100 giorni da Leoni, Data, che paradossalmente utilizzando le contraddizioni... Le voci del dissenso ci sono, le voci del dissenso... Sì, ma sono ancora molto isolate, ha capito? Anche se stanno crescendo. Più che molto isolate, stanno utilizzando canali non... controllati sì, ma non particolarmente controllati come i grandi canali di informazione. Quindi, per forza, ma è inevitabile. Ma se lei controlla le strade di un paese, dell'informazione, è chiaro che abbatte con una fucilata qualunque voce di senso. Io ho avuto tutti i miei siti sospesi più volte, messi alla berlina, QAnon, disinformatore. Ma se guardi su Wikipedia cosa c'è scritto su di me, io mi stupisco che lei mi inviti, dovrebbe aver paura. Si legge quello che è scritto su Wikipedia, su di me, lo vado a prendere. Tutte le cose che sono scritte mi onorano, sia chiaro. Ma sembra che sia Fantomas, non lo so, l'Andrew, Batman o l'Uomo Ragno. Beh, io ricordo per esempio quando è stato fatto il convegno a Torino dove appunto si parlava del tema della vaccinazione, tutti quelli che hanno partecipato sono stati posti all'indice in maniera molto, molto pesante, partecipavo direttamente o indirettamente, ma è quello il segnale che a me ha inquietato di più, come un sistema che mostrava con arroganza la sua forza di intimidazione. È ma questo... la mostrava a partire dall'acquiescenza dei più, ha capito? Questo è il punto. Cioè gli sondaggi li fanno anche loro e finché vedono che hanno la maggioranza del consenso continueranno in modo sempre più feroce, ci daranno il vaiolo delle scimmie e poi se non basterà il vaiolo delle scimmie hanno già pronte la febbre di Warburg, le febbre emorragiche africane. Non stia sicuro che questi personaggi non molleranno il potere facilmente, soprattutto in tempi difficili come quelli che sono. Nessuno ha mai mollato. Utilizzeranno tutti gli strumenti, tutti, dal primo all'ultimo. Questo non c'è dubbio, è per questa di fronte ragione, ad una magistratura quiescente, servile, sottoposta, che ha mostrato i suoi denti soltanto ai tempi delle puttane di Berlusconi, ma dopo Palamara sembra nascosta come sorci, come dicono Napoli, dentro la saitella, dentro la foglia. Io questo lo dico agli amici magistrati, agli amici ufficiali dei carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato, tutta gente che ha giurato sulla Costituzione. Come me quando sono stato deputato e senatore della Repubblica. La magistratura ha le sue responsabilità, perché non soltanto quella amministrativa che in qualche modo doveva essere l'argine
del contenimento delle disfunzioni della corruzione della pubblica amministrazione. Ma abbia pazienza, cosa ci vuole di fronte a migliaia di giovani di 20 anni morti di infarto che non si è mai visto nella storia dell'umanità, per un qualsiasi stronzetto di giudice ragazzino, di PM 35enne a mandare i NAS a sequestrare negli hub le fiale della Pfizer e a farle analizzare da un laboratorio straniero al di sopra di ogni sospetto? Cosa ci vuole? Hanno fatto la voce grossa quando si trattava di cose infinitamente meno importanti. Perché non hanno fatto questo? Ho provato a chiederlo a tanti. Le aggiungo che noi che abbiamo seguito molto i morti nelle RSA con non solo denunce ma parenti di vittime seguite nelle singole procure, tutte rigorosamente hanno archiviato gli esposti a pacchetti di decine e decine di migliaia. Sì. Questa è una cosa che griderà vendetta al cospetto di Dio. Con indagini fatte veramente, questo lo posso assicurare per conoscenza diretta. Nessuna indagine. Venivano fatte indagini, tanto per dire che venivano fatte indagini, poi dopodiché Non hanno fatto neanche le autopsie. Hanno scatenato questo inferno con tachipirine e vigile attesa senza fare neanche l'autopsia, ma incenerendo i cadaveri senza farli vedere neanche alle famiglie. E questo era strumentale. È ovvio. Certo. Altro che Ucraina. E stiamo qui a parlare dell'Ucraina. È questo che mi fa ridere. Un paese fantoccio che è stato creato da Soros nel 2014 con la pseudo-rivoluzione di Maidan per spostare il confine della NATO ancora più vicino a Mosca. E stiamo a parlare dell'Ucraina e del ruolo di mediazione con l'Ucraina. Ma abbiate pazienza. Di essere seri. Avendo quella specie di guitto d'avanspettacolo al soldo della NATO che ha già ville ovunque, cominciando da Forte dei Marmi per arrivare fino a Tel Aviv e che sta lì ad aspettando con tanto un aereo che lo porterà all'estero quando sarà il momento, se arriveremo quello o se no lo vedremo celebrato sulle pagine di libri pubblicati dal Corriere della Serva e da Repubblica, presentandolo come il grande eroe dell'Europa del XXI secolo. Abbiate pazienza, ma è possibile che gente seria come noi che ha quasi 70 anni debba occuparsi di queste cose? Perché sono fenomeni, io non sottovaluterei questa vicenda, perché appunto questa vicenda non ha messo in moto, ma sicuramente ha manifestato e scatenato un cambiamento che è epocale, su cui peraltro noi pagheremo il dazio. I prezzi più gravi. Però ricordatevi che i russi sono persone serie, e anche dentro il mondo cristiano, come il Monsignor Viganò, ci sono ancora vescovi seri. E quindi alla fine, come dire, chi ha mentito ed è vissuto di menzogna, alla fine sarà spazzato via dalla nostra fame di libertà, ma anche di verità. E quindi questo è un elemento positivo, insomma. C'è l'eterogenesi Per uscire fuori da questa situazione ci dovrà essere una rivoluzione dove ci sarà lacrime e sangue. Nella storia è sempre stato così. Ma lei guardi i nostri giovani, non sono più capaci di fare nessuna rivoluzione. Spesso basta guardarli, non sono neanche capaci di centrare i maschi, se ancora ce ne sono, la tazza del cesso quando fanno la pipì. Abbia pazienza. Quindi mi creda, per fare rivoluzione ci vogliono i giovani, noi non ne abbiamo più. Purtroppo la rivoluzione le faranno gli islamici, i nigeriani, la quantità di migranti che stanno arrivando in Italia, ma io credo che gli italiani siano da questo punto di vista sostanzialmente fottuti. Noi siamo fuori dai giochi e subiremo quello che accadrà. Subiremo la grande invasione afro-islamica che sarà favorita dagli uomini di Davos, cosa che vediamo tutti i giorni. Davide. Ivano, a me dispiace dovervi interrompere perché ovviamente sono argomenti molto, molto interessanti e soprattutto che devono far pensare. Se Ivano hai o se il dottor Meluzzi vuole lanciare un ultimo messaggio appunto in chiusura della trasmissione. Sì, guardi, il messaggio si risolve in una parola sola: risvegliatevi. Perfetto. Siete in ipnosi, svegliatevi. E sembra di vedere, capito, un film distopico orwelliano dove c'è un intero popolo che è come se fosse drogato, addormentato, inebetito. Vi dico una cosa sola: svegliate, provateci. Oppure, se preferite, tendo a pensare che c'è una larga fascia di psicologie umane per le quali è meglio morire in anestesia.
in anestesia generale siete già, quindi accucciatevi e aspettate, come dire, serenamente la distruzione. Bene, Ivano, lascio a te. Io non sono parola. Così catastrofista, nel senso no, che no, io non sono catastrofista, sono realista perché non vedo reazioni. Io sono un ottimista, diciamo, mettiamola così, eppure avendo la consapevolezza che queste modifiche planetarie saranno per noi forse devastanti, ma è proprio dalle macerie che poi ricostruiremo, per forza, per una questione di sopravvivenza, probabilmente per una questione di sopravvivenza. Per adesso prepariamoci a grufolare tra le macerie, come canta Manzoni nel terzo canto della Delchi, dagli atri muscosi, dai fori cadenti, un popolo disperso che fama non ha. Questo siamo noi, lo cantava già Manzoni nei primi dell'Ottocento, non possiamo che accodarci. Un popolo che non ha ancora trovato la dignità nazionale, a cui Mussolini credeva di averne data una immaginaria, un popolo che aveva trovato il meglio di sé sotto l'allora ombrello protettivo del piano Marshall nei primi anni del dopoguerra, e a cui appena hanno tirato le briglie si è dissolto. E devo dire che l'esilio di Craxi, Tangentopoli, in Britannia sono state l'inizio della fine, di cui adesso prepariamo a raccogliere le macerie finali. Ma io penso che fra non tanti molti anni tireranno nuovamente le briglia, perché con tutto questo finanziamento del debito pubblico che siamo arrivati al 160%, poi lo utilizzeranno come leva per espropriarci delle ultime cose che abbiamo. Certamente i soldi che ha in banca non sono più suoi, se ne ha. Mi auguro che lei non ne abbia. No, io li sperpero tutti. Bravo, la cosa migliore è questa. Bene. Grazie di nuovo. Grazie mille. È sempre un piacere parlare con lei. Anche per me, arrivederci. Pace e bene a tutti. Che il Signore protegga l'Italia e la Vergine Maria la difenda, schiacciando la testa del serpente antico che è in mano al pianeta in questo momento. Bene. Vediamo. Grazie mille, professore. Arrivederci. Ivano, un secondo solo, perché ho bisogno di parlare con te per lanciare la prossima puntata. Spero un po' più leggera di quella di oggi. Una puntata che però, cioè, sono riflessioni, poi ognuno si fa la sua idea, però sentire opinioni diverse, poi in questo contesto dove la libertà di opinione è molto compressa e vieni messa all'indice se hai delle opinioni diverse, invece è un atteggiamento stimolante, indubbiamente forte, però è un atteggiamento stimolante che ti deve portare a riflettere. Come dice professor Menuzzi, svegliatevi, ma perché il suo scopo è quello di traumatizzarti per importi la concentrazione e la riflessione su quello che sta accadendo. Parliamo della prossima puntata. La prossima puntata, però, da quello che mi dicono, sei tu che la stai organizzando con l'influencer. Esatto. La prossima puntata ci sarà un influencer, quindi cerchiamo di alleggerire un po' i temi di talk, però parleremo di un mondo che ha in questi ultimi anni sicuramente un po' rivoluzionato anche il modo di comunicare e di arrivare anche per le aziende ai consumatori. Quindi quello che ci interessa, l'associazione consumatori, è proprio vedere come questo mondo sta cambiando il modo in cui le aziende arrivano ai consumatori, come possono influenzare, soprattutto cosa c'è di buono e di male in un settore come quello. Perché ovviamente un messaggio sbagliato veicolato da queste persone che hanno migliaia di follower, come si chiamano, soprattutto molto giovani, rischia di fare un danno estremamente grosso. Quindi quello che cercheremo di fare è parlare con uno di loro, l'influencer si chiama Luca Macellari Palmieri, e cercare di capire un po' come funziona questo mondo che magari qualcuno non conosce. Io vi ringrazio Ivano, ringrazio ancora il professor Meluzzi e vi auguro una buona serata e alla prossima. Alla prossima, buona serata a tutti.